Sono Rosanna Ambrogetti, sono nata nel 1952 a Forlì e Forlì, almeno fino ad oggi, è sempre stato il mio luogo di residenza. Forlì è una piccola città di provincia in Romagna e in Romagna è sempre stata molto viva la tradizione anarchica, per cui vivere a Forlì mi ha poi consentito, una volta che ho cominciato a interessarmi del movimento anarchico, di avere facilmente, di trovare facilmente dei contatti con dei miei coetanei che avevano già costituito un gruppo a Forlì, il gruppo anarchico Luigi Fabbri, e poi in seguito anche con compagni più anziani della zona. Mi fa piacere ricordare a Forlì Attilio Bazzocchi, col quale ci ha legato una lunga amicizia, e Domenico Ragazzini, mentre invece a Cesena ricordo un compagno molto più conosciuto, Pio Turroni, con il quale ci siamo frequentati fino alla sua morte e la cui vicinanza, la cui conoscenza ha segnato molto la mia militanza futura e anche quella di altri compagni del gruppo. Attualmente sono impegnata nella Biblioteca Libertaria Armando Borghi di Castel Bolognese, con la quale, oltre a gestire la biblioteca e l'archivio, organizziamo convegni, iniziative con una certa regolarità. Viceversa, a Forlì non sono più impegnata in attività prettamente anarchiche, nel senso che da molti anni ci siamo trovati in un gruppo di tutti ex di qualcosa, di sinistra ovviamente, con il quale abbiamo fondato una rivista, la rivista Una Città, che esce ormai da 28 anni. E di seguito abbiamo costituito la Fondazione Alfred Levin, con la quale facciamo attività politico-culturale in città, ma con un respiro nazionale, se non direi anche internazionale. Per questo motivo, per quanto con ritmi diversi e modalità diverse, mi considero tutt'oggi una militante. All'epoca di Venezia 84 avevo 32 anni e con altri compagni da alcuni anni avevamo preso contatto con il gruppo milanese, che all'epoca era organizzato nel GAF, Gruppi Anarchici Federati, e con il quale si creò un forte legame, dettato soprattutto da una forte sintonia con loro. Posso dire quindi che Venezia 84 è stato un momento molto significativo per me di quel periodo. È stato un evento molto importante che, almeno nell'immaginario precedente, era una possibilità di incontrarsi e di confrontarsi con compagni da tutto il mondo, e a posteriori mi sento di sostenere che ha addirittura superato le aspettative. Dico questo perché nella mia indole, che è sempre stata quella di non distinguere il personale e il politico, ma di tenerli sempre mischiati, quella è stata proprio un'occasione in cui si realizzava questa commistione fra il personale e il politico. Stavamo facendo delle cose importanti dal punto di vista della militanza puramente politica, ma nello stesso tempo mettevamo in gioco la nostra vita, le nostre abitudini, il nostro modo di stare al mondo. È stata un'esperienza molto interessante, ma anche molto importante dal punto di vista umano, perché, come dicevo prima, ci si è trovati in tantissimi, sia per discutere che per condividere qualcosa, e entrambe le cose erano importanti di primo piano. Non sarebbe stata la stessa cosa se mancava un aspetto o mancava l'altro. E per me il ricordo di Venezia 84 è ancora molto vivido, perché fu appunto molto importante e molto significativo trovarsi con persone con esperienze diverse, con prospettive diverse, ma tutti allo stesso modo con l'intenzione fortissima, forte, di incontrarsi, di confrontarsi e di mettere a disposizione gli uni degli altri le proprie esperienze. Ho anche avuto il privilegio, appunto per la frequentazione di cui ho parlato precedentemente, di essere coinvolta nell'organizzazione dell'evento, sin dai primi passi, sin da quando sono stati mossi i primi passi di questa esperienza. Per cui riuscivo a mettere in pratica
una militanza che nello stesso tempo già prefigurava quello che mi sarebbe tornato indietro. Non era solamente la classica militanza del faccio qualcosa per ottenere qualcosa in cambio, ma era faccio per essere, faccio per nello stesso tempo, mentre faccio qualcosa, sono qualcosa, metto a disposizione me stessa, tutta me stessa nella cosa che sto facendo ed è importante come la sto facendo e quello che sto facendo insieme. Per questo devo dire che è riuscito l'evento di Venezia ha significato moltissimo anche per questo aspetto. Nello stesso tempo, poi viceversa, dal punto di vista degli approfondimenti e delle discussioni, è stato veramente molto ricco, un evento molto ricco e molto ben fatto, secondo me, organizzato molto bene. Non c'era dubbio che si trovassero degli stimoli ovunque uno andasse durante le giornate di Venezia, in qualunque posto, in qualunque luogo, o per vedere cosa stava succedendo o per partecipare. Gli stimoli non mancavano assolutamente, erano tantissimi, importanti e preziosissimi. Per tutti questi motivi è così vivo ancora il ricordo che ho di Venezia 84, così vivo e così importante. Al punto che ancora oggi mi trovo ogni tanto a sfogliare il libro che è scaturito da Venezia 84, e sfogliandolo mi piace ricordare quei giorni, mi piace ricordare tanti piccoli particolari e mi piace ricordare i compagni che non ci sono più.